Si trova già all'interno delle mura ed è voracemente affamato. Divorerà il tuo cadavere e quelli dei tuoi amici. Sono stato abbastanza fortunato da apprendere nel corso della mia vita buona parte della storia dei barbari. Eppure, le origini di questa razza di grossi e potenti guerrieri è ancora oggi a dir poco nebulosa. Secondo le leggende, rappresentano la progenie di Vulcatus, un antico che incarnava in sé i loro ideali di forza, coraggio e audacia.
Sul nostro cammino scorre il sangue di innocenti. Il demone è qui. Quella che ha ucciso Sire Pedial sarà una gioia strapparti la carne dalle ossa. Giù si respira a fatica. Una vuota vittoria su un inutile strumento. Avete solo rimandato la vostra inevitabile distruzione. Le vostre mura non si sono certo rafforzate. Il nostro assalto prosegue inesorabile. La pietra sarà mia. Dall'armeria venivano rumori terrificanti, così Tyrael è andato a indagare. Ha detto che se fossi tornata, avrei dovuto mandarti lì. Ho recuperato alcune cose interessanti. Dovresti proprio darci un'occhiata. Bello tornare a combattere con te. Si daranno alla fuga nel vederci. Cerchiamo l'onore insieme, amica mia. Che cosa fai con i tuoi tesori, Lyndon? E pago una vita piena di vizi e depravazione, naturalmente. Ne dubito. Va bene, forse ho scoperto di poter investire meglio il mio bottino altrove. Sembra sospetto. Tutti abbiamo i nostri debiti da saldare, amica mia. Sto perdendo il controllo! La pietra delle anime sembra essersi stabilizzata. Sei riuscita a placare la rabbia dei demoni? Sì, ma per quanto ancora? Abbiamo poco tempo. Dobbiamo attaccare direttamente Asmodan. Attacchiamo dunque.
Quando ho visto i poteri oscuri lasciare la pietra delle anime, ho pensato che sarei morta. Tyrael e la mia amica li hanno contrastati, ma io non ho potuto aiutarli. Era come se stessi osservando la scena attraverso una foschia. Cosa mi sta facendo la pietra delle anime? Asmodan deve morire presto. Solo allora potrò essere di nuovo me stessa. Il combattimento si avvicina alla fine. Questa guerra non finirà mai per me. Anche se sconfiggessimo tutto il male per sempre, io porterò i segni di quest'incubo fino alla fine dei miei giorni. Almeno hai ritrovato tua figlia. Vorrei che Lea potesse vivere come io non ho mai potuto. Ma in verità temo che anche lei sarà condannata. Eppure, in te non percepisco alcuna traccia del timore di cui parli, Adria. Ricordo che mi trovavo in piedi dinanzi al profeta. La mia vita era appesa a un filo, ma lui guarì me e le mie sorelle. Era un mago? No, non direi. Non so quale fosse la sua vera natura. So solo che possedeva un immenso potere. Disse che avevamo fatto bene a uccidere i demoni. Era molto gentile. Quando guarimmo del tutto, si offrì di addestrarci. E voi accettaste? Sì, gli devo la mia vita. L'annientamento dei signori dell'inferno. Lui l'avrebbe apprezzato. È il meno che possa fare. Accetto volentieri l'occasione di viaggiare con te. Gli uomini vogliono che sia tu a guidarli. Quando ti vedono sterminare orde di demoni, i loro cuori riacquistano coraggio. Le sorti di questa battaglia dipendono da te. Ricordalo sempre. Dovresti prenderti del tempo per te stessa, Celsa. Puoi pensare domani a salvare il mondo. Resta con me stanotte. Offrirò da bere. Danzeremo. No. Sarebbe sconveniente. Sapevo che l'avresti detto. Davvero. Marta, le cose sembrano andare per il verso giusto. Non c'è quasi più nulla da uccidere. Io sapevo che ce l'avresti fatta. Ci sono anche altri soldati. Oh cielo! Sul volto hai un'espressione di gran risolutezza. Si potrebbe quasi dire che stai pensando. So che non sei ciò che sembri, ma siamo nel mezzo della battaglia e non fai nulla. Dunque, non puoi essere un guerriero. E perché no? Io dico che si può essere tutto ciò che si vuole. L'unico limite è il tempo. E io sono vivo da molti anni. È quello il tuo segreto? Non invecchiare come fa il resto di noi? Sei sempre molto serio su questo argomento. Invecchierai molto prima del tempo. Non saresti più felice vivendo come me? Oh, intendi andare là fuori? Sì. Copriti bene, allora. Probabilmente ti conviene indossare uno o due strati in più. Io dico sempre, non si è mai abbastanza al calduccio. Eppure, indossi sempre gli stessi abiti. Oh, beh, è semplice. In tasca e sotto la maglia ho sempre degli occhiali del fuoco, per cui non sento mai freddo. Valgono tanto quanto un buon paio di calzoni pesanti. Senti la rocca tremare?
Sono le armi d'assedio di Azmodan. Salvare le mura non sarà servito a nulla se saranno ridotte in macerie. Certo, le difenderò io. Finalmente! Come ebbe inizio l'eterno conflitto? Sin da tempi immemori, le forze del paradiso e dell'inferno hanno combattuto per il controllo della sacra pietra del mondo, finché un giorno essa non fu rubata dai ribelli, che la usarono per creare il vostro mondo. Da allora, le forze infernali si sono mostrate più interessate a corrompere l'umanità che ad affrontare gli angeli sul campo di battaglia. Ci consideravano una nuova arma. Sapevano che l'umanità sarebbe stata decisiva nel definire la vittoria di una delle fazioni. E infatti, lo siete stati. Come fu creato il nostro mondo? Per sfuggire all'eterno conflitto, un gruppo di angeli e demoni ribelli si allearono e crearono un paradiso nascosto. Questo luogo fu chiamato Sanctuarium. Col tempo si mescolarono tra loro e diedero vita all'umanità. Ecco perché in voi coesistono il bene e il male, e i poteri di entrambi i regni. La potenza dei vostri antenati Nephilim apparve talmente terrificante ai loro genitori da spingere questi ultimi a mettere a punto la pietra del mondo per indebolirli. Con la loro creazione, sapevano di aver dato vita a qualcosa di inimmaginabile.